artista che si iscrive in questa storia di, di questa, questo sviluppo stilistico della pittura europea, piuttosto europeo direi un po' meno americana del dopoguerra, chiaro ha il suo posto lì e speriamo quello vada a ricuperarlo. <ride> L'artista è Luigi Pericle Giovannetti, la sua marmotta Max divenne famosa, poi lui si ritirò sul Monte Verità d'Ascona. Nell'approfondimento viaggio alla scoperta del personaggio ne parleremo anche con il critico d'arte Filippo D'Averio. Buonasera, oggi vi portiamo alla scoperta letteralmente di un tesoro, un tesoro che nessuno si aspettava, che nessuno conosceva ma che adesso è venuto alla luce. È quello di Luigi Pericle Giovannetti, un nome che forse vi dirà poco, forse qualcosa di più a chi è un po' più anziano. La sua marmotta Max negli anni 50-60 ha fatto il giro del mondo, ma ora si scopre che di lui come artista c'è molto, molto di più. Fra un po' ne parliamo piacevolmente anche con Filippo Davero che è già qui con noi e per questo lo ringrazio, ma prima addentriamoci in questo tesoro che siamo stati a visitare per voi. La marmotta Max, qualcuno la ricorderà. Magari un'immagine lontana, ma negli anni 50 e 60 aveva avuto un grande successo. Pubblicata su quotidiani di tutto il mondo, era diventata un personaggio. A disegnarla, Luigi Pericle Giovannetti, scomparso nel 2001 ad Ascona. Andrea Biasca Caroni, che era suo vicino di casa fin da ragazzino, se lo ricorda bene. Andavo a trovarlo perché lo disturbavo perché organizzavo sempre delle feste in casa e quindi sapevo che il sabato sera l'avrei disturbato. Perché sapevo che lui era, era molto ritirato e meditativo e allora andavo a chiedergli il permesso. Lui cercava di distogliermi, dicendo: eh Sì, ma sai, mi disturbi veramente un po' tanto. Io dicevo, ma è difficile spiegare Luigi Pericle. Quando andavo a trovarlo, era. Boh, innanzitutto, faceva gli oroscopi, quindi, questo è già una cosa un po' particolare. Quindi era come stare in presenza di una grande, una grande anima, una persona molto molto evoluta, che sapeva, un saggio, un maestro, insomma. Un uomo affascinante, mistico, nato nel 1916 a Basilea da madre francese e padre italiano, Luigi Pericle Giovannetti, era arrivato ad Ascona nel 1965. Si era trasferito sul Monte Verità in una villetta che aveva ricevuto in dono dal suo mecenate, Rudolf Stechlin, un grande collezionista basilese che aveva deciso di puntare su di lui. 15 anni dopo la sua morte, la villetta è diventata di proprietà dei coniugi Greta e Andrea Biascacaroni. Il giardino era una giungla, in realtà facevamo fatica ad, uh, ad accedere proprio all'ingresso della casa e um, all'interno della casa c'erano tantissimi libri, una. Eh, Completamente sommersa da libri, eh, da lì abbiamo dedotto che era un, eh, il precedente proprietario Luigi Pericle, era un uomo molto molto colto e eh, assolutamente uno studioso. Tanti libri ma anche un'immensa produzione artistica, ben 6.000 fracchine, oli, acquarelli, un ritrovamento che potrebbe rivelarsi un tesoro. Le persone quando le conosci da sempre, non, io non è che mi rendevo bene conto di chi fosse, l'ho scoperto adesso quando ho visto che ha esposto con Picasso, Dubuffet, Asger Dior, Frank Stella, St. Francis, che poi aveva come editore Macmillan a New York, e l'ho capito dopo effettivamente chi fosse. Un giorno, mentre ero al lavoro, Andrea mi chiamò e disse, Greta, Greta, mentre sto portando via tutto il contenuto, mettendolo via, ho scoperto un catalogo. Ho detto, va bene, dimmi. È un catalogo della De Agostini su, monografico su Luigi Pericle. Al che eh, ci siamo detti, ma qualcosa allora... Eh, sta succedendo. I due coniugi si appassionano e inizia la ricerca e la catalogazione dell'immensa produzione, fino alla decisione di far tornare sotto i riflettori un personaggio che pur continuando ad esprimersi a tutto tondo aveva voluto ritirarsi dalla scena artistica alle soglie del successo. Eh, abbiamo compreso eh, l'importanza eh, eh, del nostro ruolo, per cui noi sentiamo l'onere e l'onore di questo progetto che vogliamo portare avanti con grande attenzione e cura. Un'intuizione vincente, a confermarlo, il nuovo direttore del Masi, Tobia Bezzola. Che in questi casi, quando viene ritrovato l'opera di un artista... Dimenticato, spesso si tratta poi di un'arte un po' particolare, che magari ci sono delle ragioni che un personaggio si è dal mondo. Noi, invece, al contrario, abbiamo qui in casa un artista al 100% professionale. Si vede che era un professionista che conosceva l'arte, che conosceva, era all'altezza del suo tempo. un artista che, che merita di trovare il suo posto e lo troverà. Nel nella, nella storia della pittura eh, nazionale, internazionale del dopoguerra. Una sorpresa come ogni tanto capitano, una sorpresa affascinante. Filippo Daverio, critico d'arte, buonasera. Buonasera a lei. Come appunto ogni tanto capita adesso bisogna collocarlo, metterlo da qualche parte, questo Luigi eh, Pericle sconosciuto fino a poco fa. Ma capita abbastanza raramente. Eh, è curioso che capita solo... In Ticino, eh? perché nel resto del mondo c'è sempre qualcuno che spinge, che fa, che ottiene. Era anche un caso di eh, curva di caos, sapete la curva di caos, quella roba che più una cosa è rara, più si ripete due volte. Allora già è già la seconda volta che mi capita il Ticino, perché 30 anni fa ebbi la fortuna di aprire la cascina di montagna eh, in Val Bregaglia dove stavano tutte le opere di Varlen e fece la prima grande mostra di Varlen a Milano e adesso mi ricapita una situazione analoga cioè come se la storia di un essere umano importante da un punto di vista creativo non dimenticato allora ma ritirato per i motivi suoi pof, il diavolo che salta la scatola allora lei è fortunato sì. perché ha detto che sì. capita molto raramente ma lei è capitato già due è volte è vero, curva di Gauss un Varlen salvato una volta sì. grazie a Filippo D'Averio salvato una seconda ve l'abbiamo raccontato l'estate scorsa dall'alluvione dalla frana che ha colpito la Val Bregaglia, ma torniamo a Luigi Pericle. Adesso ci sarà un gran lavoro da fare di analisi per capire in quel panorama che abbiamo sentito, sì. anche accennato nel servizio, dove collocarlo, che posto dargli nell'arte di quegli anni. Ma lì ci sono sempre due strade. C'è una strada intellettuale che è abbastanza seria e che è quella di dire esiste, lo pubblichiamo, ne parleranno magari alcuni musei. Eh, e magari si faranno anche delle mostre. E poi c'è la strada invece molto attraente che è quella commerciale, perché in fondo 5.000 opere eh, chiamasi tesoro, cioè se volessimo valutarli sono tanti franchi, eh? di più di quanto ci danno gli stipendi a noi. Sicuramente eh. artistico, probabilmente sì, anche sì, sì, sì. a livello monetario. <ride> anche a livello monetario. Allora sono due strade parallele. Per fortuna una aiuta l'altra perché la notorietà spinge al prezzo e il prezzo spinge alla notorietà. Però tutto ciò avviene in una struttura della comunicazione visiva che oggi in Europa si è molto impoverita, perché comandano quattro guru che stanno lì fra New York e dintorni, e noi siamo un po' le colonie, l'Italia è molto più colonia, la Svizzera ha dei diritti di indipendenza e lui ha una grande fortuna che nasce nel luogo deputato come luogo super aristocratico perché è come dire post svizzera c'è cioè uno svizzero di Basilea che non è uno svizzero qualsiasi svizzero è per di più Basilea, eh, esattamente, eh no, in questo eh, crocevia anche sì, culturale Basilea è importante perché Basilea è stato il luogo della grande avventura del, del Pailer la fondazione esiste ancora la fiera dell'arte bla bla l'incrocio fra Francia Germania e Svizzera cioè è un luogo importante dal quale lui ha tratto delle cose, perché lui ha annusato tante robe che venivano, usato un po' il Marino Marini, ha stratto, con il Cavaliere Annusa, un personaggio straordinario di cui ho avuto la fortuna di occuparmi, che è Mark Tobey, è un americano scappato per rifugiarsi eticamente lì, e tutti e due afflitti dalla stessa passione esoterica per l'Oriente. Perché Poi la liberazione era o oh, mi sposo agli americani, a loro, oppure mi sposo a delle cose misteriose. Ha parlato di Martobe scappato, sì, sì. possiamo forse usare eh, lo stesso verbo, scappare per Luigi Pericle. È Lascia certo. Basilea viene e, e si scappa. rifugia ad scuola esatto. sul Monte Verità. Un luogo ah, sì. particolare. Eh, sì, a mio parere, questi tipi esoterici annusano che il magnetismo di Ascuola è diverso. Eh? Cioè l'atmosfera Monteverità e quella atmosfera, è, quell atmosfera la è particolare, le montagne dietro. È una cosa che li attira, in fondo c'è venuto anche Bakunin, no? Allora, lui si rifugia lì e fa una vita per conto suo, cioè non gli importa nulla di ottenere il successo. Gli piace questa idea del fumetto, no? Il suo Marco. O forse lo, lo rifugi proprio, perché il successo sì, con Max, con sì, la marmotta, l'aveva sì, già ottenuto. Sì, sì, il successo ce l'ha, lui è a posto. E poi ci sono personaggi del genere che non hanno bisogno di molto per vivere. La casa è bella... Il luogo è uno fra i migliori del globo terrestre, la vista fa piacere e cosa chiede di più dalla vita? Continua a fare il suo lavoro da artista, molto particolare. Credo che oggi riscoprire aprirà una, una curiosa sensazione. Sarà rivalutato, indubbiamente? Io penso proprio di sì. Cioè uno, non è un caso banale. Eh? Adesso, non è, noi facciamo questa trasmissione e ogni zia pensa che il prozio abbia nell'armadio un tesoro del genere. Potrebbe essere il nostro un intervento criminale da quel punto di vista. Tutti a aprire eh, sì, tutti le aprire, casse nelle sì, soffie per scoprire l'artista scomparso. No, è un caso veramente molto raro e è un caso estremamente importante e efficace, questa è la parte interessante e a mio parere è una cosa di cui il Ticino deve andare fiero, perché essere il luogo di rifugio, in fondo qui è nato Dada, eh, i, più svegli, i più svegli antimilitaristi della Prima Guerra Mondiale giravano qua intorno alla scuola, da Cle compreso, lui questa roba l'hanno usata, usata e gli ha dato senso. Ogni tanto però scoprire un tesoro può anche essere scomodo, avere fra le mani qualcosa del genere. Lei è da qualche tempo, qualche settimana, mm. che ha il privilegio, l'onore di osservarlo e guardarlo. Che tipo di discorsi si fanno con chi l'ha scoperto, con il direttore, l'abbiamo sentito, del Masi, con lei? Bisogna Beh, gestirlo anche. Eh? Si spera sempre nel successo. Si spera nel successo e si sa che il successo non è facile da ottenere, perché il mondo attuale non è più quello degli anni del dopoguerra. Posso non interromperla? Si spera nel successo perché? Eh, per orgoglio nostro o per restituire, in questo caso a Luigi Pericle, quel che è di Luigi Pericle? Eh, il successo è un animale composito. E comprende se stessi, comprende la situazione, comprende l'autore, comprende anche il valore economico, è tutta la cosa. cioè D'altro canto è il complesso di Alibaba. Cioè, andiamo tutti oppure Capitan Uncino, andiamo tutti alla ricerca del tesoro. E ritrovare il tesoro all'interno della propria identità culturale è il più bello di tutti i tesori. Perché una roba è il danaro o la ricchezza per i dobloni, un'altra cosa è l'arte nella quale ci riconosciamo. E allora Filippo davvero Grazie, grazie ecco. mille di essere A stato il nostro ospite questa sera per parlare di Luigi Pericle. Io credo proprio una scoperta per tutti noi. Chiudiamo la pagina dell'approfondimento, torniamo alla cronaca con Cristian Romelli. Arrivederci, buonasera.